Dopo 7 mesi di tentativi, Mirek Topolanek può finalmente tirare un sospiro di sollievo, ma forse non per molto tempo. Tra le critiche alle quali il primo ministro ceco ha dovuto rispondere, c'è il progetto di difesa americano sul suolo nazionale. Senza dimenticare che la presidenza dell'Unione chiede al governo di far avanzare il dossier sulla Costituzione europea. Ma Topolanek resta ottimista sull'avvenire della Repubblica Ceca. Dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento, lei ha detto che le discussioni con Washington sulla presenza nel territorio nazionale delle truppe americane sarebbero andate avanti. Perché tanta fretta? La legge sullo scudo antimissile era già stata adottata sotto l'amministrazione Clinton, un progetto che risale a qualche anno fa. Non si tratta infatti di un progetto americano, ma rientra nella politica a lungo termine della NATO ed anche della politica russa. Non si tratta pertanto di un nuovo progetto, ma soltanto del ritorno di un sentimento anti-americano in certi europei a rendere la questione ancora più difficile. Pouze určité antiamerické nálady v Evropě, v Evropské unii, u části obyvatel Evropské unie vyvolávají tuhle tu diskuzi jakoby znova. Secondo alcuni osservatori, la Russia pensa che un tale sistema di difesa nell'Europa centrale potrebbe alterare l'equilibrio delle forze militari e ridare il via alla corsa al riarmo. Qual è la sua reazione? Penso che non bisogna dare troppa importanza a ciò che dicono i generali russi. È un argomento molto sensibile per la Repubblica Ceca e per gli altri paesi dell'Europa centrale. Per questo motivo la Russia potrebbe perdere l'influenza in questa parte del continente. A mio parere c'è una differenza tra i missili a testata nucleare installati nelle città europee e un sistema passivo di difesa antimissile. Quindi c'è una differenza tra un sistema d'attacco e un sistema di difesa che non proteggerà solo l'Europa, ma anche la Russia. Dopo una riunione con il cancelliere tedesco Angela Merkel lo scorso 26 gennaio, lei ha detto che la Costituzione europea dovrebbe essere più comprensibile, più trasparente, senza penalizzare i nuovi Stati membri. Cosa intendeva dire? Per i nuovi Stati membri non c'è la libera circolazione dei lavoratori e potrei citare altri casi in cui i nuovi Stati membri sono penalizzati. Un esempio è la sede del nuovo progetto Galileo, sul quale la Commissione di Bruxelles era stata chiara circa la localizzazione in un nuovo Stato membro. Ma all'ultimo vertice i vecchi Stati membri ci hanno fatto dubitare. È un genere di argomento al quale i nuovi Stati sono molto sensibili. Na poslední Evropské radě staré země toto usnesení zpochybnily. Musím říct, že to jsou věci, které nové země vnímají velmi citlivě. Non creda che un atteggiamento del genere faccia sì che lei e il suo partito vengano definiti come euroscettici? Considero questa etichetta come un insulto, una definizione ingiusta, perché basta criticare ciò che non va nell'Unione per essere trattati in questo modo. Se avessimo seguito il mio partito non saremmo mai entrati nell'Unione. Pertanto l'ingresso dei nuovi Stati membri non è poi così negativo per i vecchi membri. Nonostante ciò vorrebbero cambiare il nostro sistema sociale, a cominciare dalla sanità e dalle pensioni, il che è inaccettabile. A nostro parere, il sistema europeo di welfare state è ormai superato.
Dopo 7 lunghi mesi di instabilità politica, il suo paese ha ora un governo stabile. Quali sono le priorità? E riguardo all'Europa, qual è la sua priorità? Qui, nonostante tutto, c'era un governo che governava durante i 7 mesi. Per quanto mi riguarda, non ho alcuna priorità specifica sull'Europa. Siamo un paese europeo con tutto quello che ne consegue, anche perché non abbiamo un programma specifico sull'Europa. Ma c'è una priorità e direi che si tratta della preparazione al primo semestre del 2009, quando prenderemo la presidenza dell'Unione. Sarà una prova chiave per dimostrare che siamo un paese in grado di discutere i problemi e di risolverli con i nostri partner europei. To bude klíčová zkouška toho, jestli jsme standardní zemí, jestli jsme schopni přinášet témata a společně s evropskými kolegy je řešit.